Vi posso assicurare che così com'è, quando per me, come dire, è un fratello maggiore, per altri sarà un fratello minore, ma quando balliamo, quando Angelo Dofa dimostra quello che è un bastardo. No, no, questo ci tengo a dirlo, quando siamo in momenti difficili, e lì dentro vi assicuro che ci sono momenti difficili, ne ricordo uno in particolare quando elessero per la seconda volta Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e tutto l'emiciclo applaudiva e dopo pochi secondi quell'applauso si trasformò in un applauso di scherno a noi, io non lo scorderò quel giorno, era il 20 aprile 2013, compivo anche gli anni. Ci sono momenti come quelli che sono veramente duri, Alessandro è uno di quelli che con due parole, con una pacca sulle spalle ti dà la carica, al di là di quella magari che dà un pubblico, anche nel gruppo, questo ci tengo a dirlo, è uno che dà tranquillità, dà forza, e vi posso assicurare che lì dentro siamo una grandissima squadra, però vi ripeto, noi stiamo dando il massimo, ora tocca a voi, e diciamo tutti insieme no a questa casta che vuole mantenere i poteri, alziamo la testa, spezziamo le catene, mai più sudditi. Alessandro Di Battista. Grazie a tutti e buonasera a tutti, grazie. Grazie lassù. Signora, buonasera. Buonasera anche. Mi sembra tipo un personaggio, un presepe, no? Voi avete fatto gesti meravigliosi, avete spento la televisione e siete usciti sul terrazzo, una cosa incredibile. Anche voi, grazie. La prossima poi sarà, il prossimo passo sarà scendere in piazza, oppure da lassù si vede meglio. Io vi ringrazio. Vorrei iniziare leggendovi oggi in motorino, tra l'altro un tragitto meraviglioso, no? Meraviglioso. Siamo venuti fin qui, è veramente una roba meravigliosa. Mi sono tornate in mente alcune parole che disse Berlinguer negli anni Ottanta. I partiti hanno occupato lo Stato e tutte le istituzioni, a partire dal governo. Hanno occupato gli enti locali, gli enti di previdenza, le banche, le aziende pubbliche, gli istituti culturali, gli ospedali, le università, la RAI, alcuni grandi giornali. Insomma, tutto è già lottizzato e spartito, o si vorrebbe lottizzare e spartire. E il risultato è drammatico. Tutte le operazioni che le diverse istituzioni e i loro attuali dirigenti sono chiamati a compiere vengono viste prevalentemente in funzione dell'interesse del partito o della corrente o del clan cui si deve la carica. Un credito bancario viene concesso se è utile a questo fine, se procura vantaggi e rapporti di clientela. Un'autorizzazione amministrativa viene data, un appalto viene aggiudicato, una cattedra viene assegnata, un'attrezzatura di laboratorio viene finanziata, se i beneficiari fanno atto di fedeltà al partito che procura quei vantaggi anche quando si tratta di riconoscimenti non dovuti. È questa la Repubblica Italiana, è tale quale a quello che succede adesso, con l'unica differenza. Io ho capito che l'accelerazione che stanno facendo nel toglierci i diritti e che verrà portata avanti da queste riforme costituzionali e l'accelerazione che loro, salve, stanno attuando, occupando tutti gli enti pubblici, occupando la RAI come neanche Berlusconi aveva occupato, è proprio in virtù del fatto che loro iniziano a sentire tremare la terra sotto i loro piedi. È tipico del ladro che sta rubando a casa di qualcuno e che sente in lontananza magari la sirena della polizia, provare ad arraffare velocemente tutto quello che si può arraffare prima appunto di fuggire via lontano perché arriva la polizia. È quello che sta succedendo adesso e è quello che vogliono far succedere con questa riforma costituzionale, dato che loro hanno capito che nonostante i mezzi di comunicazione tutti a favore loro, una cosa indegna, dato che loro, nonostante quattrini pubblici vergognosi, si parla di oltre 2 miliardi e mezzo di euro di soldi nostri, i partiti si sono fottuti tutti quanti dal 94 ad oggi e quando saremo al governo ce li dovranno ridare con gli interessi e se non ce li ridaranno gli manderemo Equitalia ai partiti politici, gli mandiamo Equitalia. Nonostante questi quattrini, nonostante le televisioni, nonostante un'esperienza di politica e di politicanti che evidentemente loro hanno perché è tutta la vita che stanno lì dentro, nonostante questo vedono che c'è una forza politica che è contrastata da tutti e da tutto,
da quando è nata e che continua a riempire le piazze e che è l'unica forza politica che si permette di andare in piazza, l'unica forza politica che non solo non ha bisogno di scorte, ma che invita i cittadini per strada ad accompagnarla. Io invito tutti i giorni i cittadini, anche domani che andremo ad Amalfi, chi vorrà ci potrà scortare con macchine, moto, vespe, motorini da Salerno ad Amalfi, andremo assieme e non c'è mai bisogno di un poliziotto e di un carabiniere, ci sono la polizia municipale che ringrazio, ci sarà qualcuno forse della Digos, io non vedo un carabiniere o un poliziotto. Pensate se ci fosse stata qui la Boschi, ci sarebbero stati centinaia di poliziotti e carabinieri di scorta, una protezione incredibile, qua non ci stanno barriere, chiunque può, che problema c'è, fa il tuo dovere. Però io ho capito che la polizia e carabinieri che stanno intorno alla la Boschi non è che difendono la Boschi dei cittadini, ma i cittadini della Boschi, è così. Perché quando Berlinguer parlava i partiti hanno occupato le banche, non sapeva quello che sarebbe successo, che sta succedendo oggi. Oggi mi dovete dire se c'è qualcuno che magari ha ancora qualche particella piddina dentro, mi deve dire qual è oggi la differenza tra il Partito Democratico e una banca. Qual è la differenza? Il PD, come le banche, gestisce in maniera torbida i nostri soldi. Perché non sappiamo dove sono finiti i milioni, centinaia di milioni di euro di rimborsi elettorali. Dove sono finiti? Chi se li è presi? Cosa hanno pagato? Non rendicontano mica. E come le banche gestisce appunto in maniera torbida i nostri soldi. E le banche le garantiscono questi quattrini agli amici degli amici e poi falliscono. Magicamente, miracolosamente, nel 2016 fallisce una banca. Il PD, come una banca, vende dei prodotti tossici e utilizza dei direttori per vendere i prodotti tossici, la banca per vendere magari delle obbligazioni che sono carta straccia e che fanno perdere migliaia di euro ai cittadini risparmiatori utilizza i direttori di banca. Il Partito Democratico per piazzare dei prodotti tossici che si chiamano Jobs Act, Buona Scuola, Sblocca Italia, Riforme Costituzionali, Decreto Salva Banche, ovvero prodotti tossici che inquinano la nostra Repubblica, utilizza anche il Partito Democratico dei direttori, ma sono dei direttori dei telegiornali. Quei direttori dei telegiornali messi dai direttori di Rai 1, Rai 2, Rai 3, scelti di fatto dal Presidente del Consiglio Renzi, il quale ieri si è permesso di dire: se vincono i no al referendum costituzionale non succede nulla, mica arrivano le cavallette, ma li mortacci tua! Fino all'altro dovrebbero essere questi giornali, si vogliono dire vergognati, fino all'altro ieri avete detto che sarebbero arrivate le cavallette con una vittoria del no, che ci sarebbe stata la critica, la crisi finanziaria maggiore della terra, che l'Italia non sarebbe più cresciuta, addirittura hanno messo in relazione la vittoria del sì con la battaglia contro il terrorismo, questi cialtroni. Tutto questo fino all'altro ieri, come fino all'altro ieri il Presidente del Consiglio diceva: se vincono i no io mi dimetterò, ne prenderò atto. Perché mi rimetto, oggi che vedono che le piazze evidentemente si riempiono, che sempre più cittadini hanno capito la porcata contenuta nella riforma costituzionale, e in più tanti altri cittadini voteranno contro Renzi legittimamente perché è un presidente che sta sui coglioni come nessun altro nella storia della Repubblica, ci sta sui coglioni! Perché è più arrogante di Berlusconi, è più borioso, è peggio di Berlusconi, proprio perché Berlusconi, che io non ho mai votato in vita mia, aveva un padrone, se stesso, e è entrato in politica per non finire in galera, quindi tutelava se stesso, il suo padrone era se stesso. Renzi di padroni ne ha tanti, è un prestanome politico di lobby del petrolio, di grandi capitalisti finanziari, di banche d'affari, di compagnie di assicurazione, tra l'altro connesse con chi? Con le cliniche private, per quello distruggono la sanità pubblica, quanti ospedali stanno chiudendo qui in Campania, però sorgono le cliniche private, perché nella logica del renzismo favorirle, proprio perché andate su internet, alcune cliniche private hanno finanziato le campagne elettorali oppure le grandi manifestazioni, le convention del renzismo. Quindi ritorna il favore, è tipico di questa Repubblica partitocratica e l'aveva già immaginata Berlinguer, uomo loro tra l'altro, perché il PD discende da quel partito. Però il dramma è proprio questo, che il centrodestra, che ha provato ad attaccare i nostri diritti mille volte, è stato scoperto facilmente
niente, perché Berlusconi si faceva, diciamo, scoprire. Oggi che i carnefici provengono dal partito di Berlinguer, provengono dal partito comunista, è più difficile sgamarli, perché si chiamano tra di loro compagni, perché organizzano le feste dell'unità, perché cantano gli inti illimani, il pueblo unito jamás era vencido, perché alzano il pugno chiuso, ma sono carnefici dei nostri diritti, ancor peggio di Berlusconi, che aveva un padrone se stesso, mentre costoro sono più pericolosi perché devono servire tanti padroni, e si vede da questa riforma costituzionale i cui mandanti sono i grandi capitalisti finanziari e le banche d'affari internazionali, come la JP Morgan, che nel 2013, maggio 2013, se ne esce con un documento ufficiale, la banca d'affari nordamericana responsabile tra l'altro delle crisi sui mutui che ha portato poi la crisi economica e finanziaria anche in Europa, se ne esce con un documento, andatela a cercare se non vi fidate, dove si scrive: occorre superare le costituzioni dei paesi del sud Europa in quanto rappresentano un ostacolo all'integrazione europea, e per integrazione europea parlano di integrazione di merci, integrazione bancaria, mai di integrazione di diritti o di integrazione tra esseri umani, perché per costoro le merci sono più importanti degli esseri umani, e la logica privatistica è quella che deve dominare, la privatizzazione selvaggia e infinita di tutta la nostra società. Per costoro il petrolio è più importante del sangue e del sudore dei cittadini, che si fanno il mazzo costantemente, che se si unissero al di là di destra e di sinistra sarebbero una forza sconvolgente da scominare questa partitocrazia che ci ha rovinato la vita. Io non ne posso più. Quest'estate potevo farmi gli affari miei, potevo lamentarmi un po' su internet scrivendo qualche post, lamentandomi del fatto che Renzi appunto avesse occupato la televisione pubblica piazzando uomini più renziani di lui, e guardate che anche dal punto di vista dell'occupazione dell'informazione ha superato Berlusconi, perché Berlusconi cacciava, non lo sto minimamente giustificando, ripeto, io non ho mai votato Berlusconi, Berlusconi cacciava i suoi nemici, Biagi, Luttazzi, Santoro, fuori dalle palle perché sono i miei nemici, e ci riusciva. Renzi caccia non più soltanto i suoi nemici, ma coloro che non sono abbastanza amici. È un'evoluzione, è oltre, è innamorato del pensiero dominante, l'unico che va applicato, per cui riconferma Mario Orfeo, direttore del PD1, un telegiornale che va boicottato, non so se qui in piazza, io vi rispetto voi che siete cronisti per l'amor di Dio, ma per me il TG1 va boicottato perché rappresenta l'ausorgan di propaganda del renzismo. Ha confermato Orfeo, che tra l'altro proviene dalla scuola di Caltagirone, Caltagirone è un grande, diciamo, palazzinaro romano che ha interessi nell'acqua pubblica di Roma, che ha interessi nell'editoria, è proprietario del Mattino da cui proviene direttore Mario Orfeo, e è proprietario del Messaggero, l'organo più, diciamo, il giornale più letto a Roma, sempre di meno grazie a Dio, ed ha anche l'esclusiva sulla costruzione per le Olimpiadi del 2024 sui terreni di Tor Vergata. Lo capite perché ci fanno la guerra? È perché su Roma basta che si dimetta un assessore, una cosa che avviene da sempre, dalla notte dei tempi, che addirittura gli organi di informazione pongono la notizia del terremoto e quei disgraziati che vivono come vivono, colpiti da questa calamità, in secondo piano rispetto ad un assessore che si è dimesso a Roma e che il sindaco Raggi sostituirà, come da sempre vengono sostituiti gli assessori. Ma per loro un assessore che si dimette, addirittura una notizia che supera il terremoto nel centro dell'Italia, è incredibile. Per quello occorre, come gesto rivoluzionario, anche spegnere la televisione, accenderla solo quando ci stiamo noi e subito dopo, se non gli date audience. Io gliele dirò tutte queste, e sono fiero del fatto che ogni menzogna in più che dice la televisione è una piazza in più che si riempie, ed ogni persona in più che scende in piazza ad agosto, non in campagna elettorale perché ancora non sappiamo quando voteremo per il referendum, è una goccia di sudore freddo in più che cala lentamente dalla fronte del Presidente del Consiglio, che è così disperato da dire, qualora dovessero vincere, no, non succede nulla e comunque si andrà al voto al 2018. Pensate questi soggetti, pensate se uno di noi avesse dichiarato a Rete Unificata e mi dimetto se vincono i no, salvo poi cambiare del tutto versione. Io ho un mese che giro le piazze in Italia e dico: guardate che provano a spaventarvi, diranno, l'hanno sempre detto, che arriveranno le cavallette qualora dovessero vincere i no. Oggi Renzi, che si rende conto evidentemente che
drammatica la sua situazione, perché, ripeto, è detestato politicamente, e poi perché ha fallito tutte le ricette economiche, perché il Jobs Act non ha portato posti di lavoro, perché trivellare i mari non porta sviluppo, perché la buona scuola ha portato soltanto gruppi di docenti giustamente incazzati che vengono deportati a destra e a sinistra con la logica di distruggere la scuola pubblica, perché se viene distrutta la scuola pubblica ci saranno insegnanti frustrati, e più un insegnante insegna in modo frustrato, più ci saranno cittadini magari ignoranti, e più saremo ignoranti e più verremo controllati da questo sistema dell'informazione, controllato a sua volta dalla partitocrazia. È tutto un disegno, e noi dobbiamo dire no a tutto questo sistema, e si può fare dicendo no a queste riforme costituzionali che impediscono l'ennesima occupazione da parte della partitocrazia delle istituzioni, perché non viene abolito il Senato, viene abolita la scheda elettorale. L'unica cosa che loro temono sono cittadini che scelgono, ci vogliono neanche più cittadini, ci vogliono consumatori, ci chiamano consumatori in televisione, colpiti i consumatori, ma consumatori di che? Io sono un cittadino che ha diritti e che vuole sovranità, poi se decido consumo, se non decido non consumo, questa è la logica, ma per loro siamo consumatori oppure elettori, neanche ci chiamano più cittadini, per noi siamo cittadini dentro le istituzioni a tempo determinato, perché vi do la mia parola d'onore, io lì dentro non ci voglio stare tutta la vita, e a me già mi scottano i piedi, questo tour mi ha confermato il fatto che io sto meglio in mezzo alla gente fuori da quei palazzi, mi ricarico e capisco il mondo reale, che non è Montecitorio, perché Montecitorio è costruito esattamente per farti staccare dalla realtà, perché se tu ti stacchi dalla realtà è in quel momento che diventi come gli altri. Uno non diventa come un politico, diciamo un politicante tradizionale, quando si intasca una mazzetta, quando fa un accordo magari con qualcuno, quando pensa più agli interessi di partito che ai problemi dei cittadini. Uno diventa un politicante professionista quando inizia a pensare che il mondo inizi e finisca all'interno della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica. Pensa che qui i ristoranti sono tutti pieni, quelli intorno al Senato, alla Camera dei Deputati, e pensa che appunto il mondo sia quello, si distacca dalla realtà, e se ti distacchi dalla realtà fai le cazzate, perché la corruzione non parte da qui dal portafoglio, arriva dopo al portafoglio, parte da qua, e vi assicuro che Montecitorio, la Camera dei Deputati è costruita in questo modo, ti trattano come onorevoli della Repubblica, se ti cade qualcosa arriva subito uno che te lo raccoglie, ti vogliono far credere che tu sia migliore del popoluccio, così se ti inizi a sentire, a reputare migliore, e voi dovete stare attenti pure, non potete trattarci o da staro come se fossimo migliore del popoluccio, ragionate sul fatto che voi siete i datori di lavoro dei parlamentari della Repubblica, che sono dipendenti con contratto a progetto, un cocco pro all'interno delle istituzioni, se portano avanti il lavoro in maniera decente, che siano del PD, del Movimento 5 Stelle, Forza Italia, non mi interessa, possono essere riconfermati per noi massimo per la seconda volta, altrimenti fuori dai coglioni entra qualcun altro, questa è una logica, questa è democrazia, potere al popolo e non partitocrazia, potere esclusivo ai partiti politici. E Montecitorio è costruito in questo modo, è costruito per farti staccare dalla realtà. Sembra Versailles quel palazzo. Io ho visto delle scene inaudite, ve le devo raccontare, perché poi veramente entrano in un mondo dove pensano che tutto sia consentito. Io ho visto delle scene, io parcheggio generalmente il mio motorino blu nel parcheggio che sta in via della Missione, metto lì il motorino e entro. Prima di entrare, di solito, lì a Via della Missione, entrano tante auto blu. E ho visto alle volte dei parlamentari con l'auto blu scendere dalla macchina, mettersi così, tirare un po' sulle braccia, aspettare che uno della scorta o l'autista fa il giro della macchina e gli infila l'impermeabile. Io ho visto, non so se voi avete visto Il principe cerca moglie, con Eddie Murphy. C'è la prima scena che Eddie Murphy apre la bocca, è tipo un principe, e arriva qualcuno che gli lava i denti. A me mi ricorda questa roba qui. Poi sali due rampe di scale e arrivi al transatlantico, che è questo corridoio splendido, lo chiamano transatlantico perché ci sono delle sculture in alto sul soffitto che ricordano delle ancore, è bellissimo. Ci sono dei divanetti che io sono convinto che siano in pelle umana. Ci sono delle piante di ficus tipo.
e ci sono i capannelli dei parlamentari che si riuniscono e parlano tra di loro, e vi do la mia parola d'onore che 99 volte su 100 parlano di problemi della politica, che parla della politica, che parla della politica e che parla della politica. Entrano in campagna elettorale parlando dei problemi dei cittadini e finiscono a parlare di correnti, controcorrenti, piazzare quello, piazzare quell'altro, come paghiamo quella sede, il finanziamento ci serve, come appunto se il mondo fosse esclusivamente incentrato sulla partitocrazia. Neanche è del tutto colpa loro, è anche quel palazzo che ti rende così, e un po' è un colpa degli italiani che gli hanno permesso in questi ultimi 30 anni di fare i loro porci comodi, e questa è un po' responsabilità nostra, perché se gli consentiamo, se gliele lasciamo passare tutte, continueranno a passarci sopra sempre, e in quel palazzo succedono delle cose inaudite, inaudite, ma sono frutto del distacco dalla realtà. Vi voglio raccontare due episodi. In epoca di scandalo di tessere false del Partito Democratico, io poi mi diverto a prenderli un po' in giro, perché mi tiene anche in vita questa roba, l'ironia, prenderli un pochino per il culo, perché mi fa stare bene, mi fa mantenere reale in quel palazzo. Per cui io mi rivolgo a Cuperlo, che era seduto su un divanetto in pelle umana, e gli dico: Cuperlo, era il periodo che avevo fattesserato cinesi, no, qui nel Partito Democratico, oppure qua a Napoli è successo di tutto in campagna. Gli dico: Cuperlo, avete tesserato mio nonno, è morto nell'86, come battuta. E Cuperlo mi risponde: veramente? Cioè, per lui era plausibile. No, Cuperlo, era una battuta. Ah, no, perché sennò mi davi nome e cognome. Quando feci il secondo discorso, questa la racconto sempre, il secondo discorso alla Camera, dissi: il PD è peggio del PDL, perché mi resi conto molto presto, fuori ladri di Forza Italia dal Parlamento, e la Boldrini lì si arrabbiò quando dissi: il PD è peggio del PDL, disse: non offenda, anche se offesero quelli giustamente del PDL. Boldrini sempre puntuale, non ne sbaglia uno. Al che quando dico: puniteci, sanzionateci, ma prima sbattete fuori i ladri di Forza Italia, hanno arrestato, non so, qualcuno, hanno condannato qualcuno per corruzione, bagar, vedi questi di Forza Italia che si alzano, pronti a venirmi a picchiare, no? Partono tutti insieme in gruppo, e i miei colleghi, sicuramente Salvo, Angelo Tofolo, mi fanno un po' da cordone intorno, no? Si mettono intorno a me per provare a difendermi, però c'è un deputato di Forza Italia, Scaltro, che si infila tra il cordone e si avvicina minaccioso a me, deputato Chiarelli si chiama, si avvicina, io lo vedo con la coda nell'occhio, e tra me e me penso: speriamo che mi dà uno schiaffo, io mi butto per terra, simulo e guadagniamo il 5%, non c'è. Fermi! Si avvicina a me, appena mi sta lì vicino, io per non inquinare le prove, no, le telecamere, alzo sulle braccia in maniera gandiana. Lui viene preso alla sprovvista e li alza pure lui. Fermi, c'è questa scena straordinaria, noi due fermi così, come se ci stessimo dando, non so, il 5. Così, e lui mi dice: il Battista non generalizzi, io avevo detto fuori ladri di Forza Italia, il Battista non generalizzi, noi di Forza Italia non siamo tutti ladri. Che è una frase straordinaria. Cioè, gli disse: ma onorevole, mi dica quello che è ladro e quello che non è ladro, interveniamo. Lui capisce di aver fatto una gaffa e se ne va via. Ora, queste sono storielle, battute, cose che succedono, prima o poi devo scrivere un libro, lo vorrei chiamare La giungla. E vi assicuro però, sono frutto di questo distacco dalla realtà. È per quello che noi stiamo sempre in piazza, non in campagna elettorale. Perché un politico tradizionale viene, magari qui in Cilento, mi dicono che vengono soltanto prima delle elezioni, promettono qualcosa e poi spariscono. Di solito riparano una buca la settimana prima le elezioni e poi spariscono e ricompaiono alle elezioni successive, e riparano una buca portando avanti questa politica che è quella dell'asfalto elettorale, una repubblica fondata sulle rotatorie, sulle buche riparate, costruite però a una settimana dal voto, poi dopo spariscono. A noi chiunque, anche i detrattori più feroci, devono riconoscere che noi siamo sempre in piazza e siamo l'unica forza politica che torna immediatamente in piazza dopo le elezioni, anche se le ha vinte. E oggi siamo in piazza senza ancora sapere quando si voterà per il referendum costituzionale, perché Renzi è in netta difficoltà, quindi lo sta posticipando il più possibile, perché sta trattando con la Merkel, e va dalla Merkel e gli dice: Sua Maestà, io ho bisogno di una mancetta, di un po' di flessibilità. E per ottenerla gli sta agitando lo spauracchio del Movimento 5 Stelle. Occhio, Sua Maestà, che se
io perdo il referendum sono disastri per la partitocrazia, perché c'è il rischio che questi vincono, e se questi vincono poi veramente cambiano tutto, veramente non si accontenteranno più del fatto che la moneta ormai appartenga a delle banche private a Bruxelles, Francoforte, Washington o Berlino, vogliono la sovranità monetaria, vogliono trasformare l'Europa in un'unione democratica e non di capitalisti finanziari senza scrupoli, non eletti da nessuno, che intervengono sulle nostre pensioni o sul prezzo della feta in Grecia. Ma come si permettono? Ma chi sono costoro? Ma chi li ha eletti? La sovranità appartiene a noi, e Renzi gli agiterà lo spauracchio del Movimento 5 Stelle, e secondo voi la Merkel gli darà una mancetta? Sì, gliela darà, e Renzi se la spenderà magari prima della votazione al referendum per alzare di qualche spicciolo le pensioni minime, per magari provare a comprarsi il voto come fatto con gli 80 euro, che questa è la dinamica: ti do gli 80 euro prima delle elezioni, subito dopo alzo le tasse locali, la tassazione comunque per le famiglie, per le imprese sale comunque alle stelle, io però continuo grazie alla mia propaganda a parlarti esclusivamente degli 80 euro, degli 80 euro, degli 80 euro, tu nel frattempo mi hai fatto vincere le elezioni, quindi il risultato l'ho ottenuto, e successivamente poco a poco, senza che nessuno se ne accorga, sperando, inizio a recuperare gli 80 euro magari togliendoli a tanti cittadini. È questa la dinamica, e è sempre avvenuta il voto di scambio, ed è un cancro del nostro paese perché l'ha distrutto, e anche qui esiste, ma esiste a Roma, esiste in Piemonte, perché le cosche si sono infilate dovunque, e che senza la politica corrotta le cosche non si sarebbero mai infilate. Però noi dobbiamo farci una domanda: se costoro sono capaci di essere così spietati da provare a comprare il nostro voto prima di un'elezione, anche prima del referendum, cosa saranno capaci di fare dopo magari aver ottenuto una vittoria al referendum o una vittoria a delle elezioni? Questa è una domanda che ci dobbiamo fare, e lo faranno, perché con questo referendum di fatto, queste riforme di fatto, come vi dicevo, promosse dai veri mandanti che sono questi istituti finanziari, poco a poco quel processo di smantellamento dello Stato sociale, di privatizzazione selvaggia che già stanno attuando con leggi ordinarie, non troverà più ostacoli. E come non troverà più ostacoli? Grazie a questo Senato delle autonomie, che non viene abolito ma viene nominato dai partiti politici, che in cambio di toglierci, appunto, che togliendoci tolgono un diritto importantissimo, quello di scegliere i nostri rappresentanti delle istituzioni, e noi vogliamo il diritto di scrivere un nome e un cognome, di votare qualcuno e nel caso di non votare qualcun altro, ecco, da un lato ci tolgono questo diritto e però ci danno in cambio il bonus dell'eliminazione di qualche senatore, e uno dice: però se elimina qualche senatore meglio di niente. Quante volte abbiamo detto in Italia questa frase? Beh, meglio di niente. A cosa ci ha portato la logica del meglio di niente? Alla distruzione, a diventare l'Italia, che era il primo paese più visitato al mondo degli anni 60, diventerà il quinto in Europa, ci supera la Spagna, la Francia, la Gran Bretagna e la Germania, hanno più turisti di noi, noi abbiamo 7000 km di costa, a me mi avete fatto mangiare le cose più buone del mondo, formaggi che parlano tutte le lingue del mondo, verdure delle quali io ignoravo l'esistenza, e le ho mangiate in Italia, sono stato accolto nei posti più belli del mondo e me la sono girata tutta, in motorino, facendo le strade vere, splendide ma anche problematiche, e vedendo la realtà vera, non è quella raccontata dagli organi di propaganda del renzismo, che ogni giorno ci dicono che usciamo dalla crisi, salvo poi venire smentiti dall'Istat stessa, che ci dice che c'è crescita zero, anzi spesso per prenderci per il culo dicono crescita più zero, dicono più zero. Noi glielo consentiamo perché qualcuno vota ancora per partito preso. Chi vota per partito preso vota un unico partito, il partito che prende, punto. Non si può votare il PD perché viene da Berlinguer, perché non c'entra più niente, e non si può votare oggi il centrodestra perché si crede ad una rivoluzione liberale, perché hanno alzato le tasse, perché non hanno toccato minimamente il finanziamento pubblico ai giornali e ai partiti. Noi siamo altro, non possiamo continuare a ragionare con le categorie ottocentesche di destra e di sinistra. Ma lo vedete che non esistono più, che si sono spartiti tutto quanto, che fanno finta di litigare in televisione salvo poi spartirsi i nostri soldi, e sono sempre d'accordo quando si tratta di maxi stipendi, di spartirsi la RAI o di prendersi magari rimborsi elettorali che non sono né di destra né di sinistra. Ma vi rendete conto come siamo accusati noi? Noi un giorno siamo di destra perché vogliamo abolire Equitalia. Poi
Poi il giorno dopo siamo di sinistra che vogliamo tornare dall'Afghanistan e utilizzare quelle risorse magari per combattere il terrorismo qui e non stare in guerra a 5.000 km dall'Italia, dove muoiono tra l'altro civili oltre che i nostri militari. Poi torniamo a destra e di destra quando vogliamo abolire il finanziamento pubblico ai giornali, ed è per quello che ci fanno la guerra, perché quando saremo al governo dalla RAI cacceremo i partiti, Mediaset pagherà le tasse come tutte le televisioni e nessun giornale si beccherà un euro dei nostri soldi. Neanche un euro. Torniamo ad essere di sinistra se vogliamo dare un reddito di cittadinanza che c'è in tutto il mondo, perché dobbiamo differenziare il ragionamento sul lavoro dal reddito. È un reddito che ti permette di entrare o di stare ai margini della società, e un reddito di cittadinanza è un diritto. Noi abbiamo presentato una legge che prevede l'inserimento in un percorso formativo, non è assistenzialismo. Abbiamo pure ipotizzato il reato ad hoc per coloro che mentono per ottenere il reddito. È una legge ottima, ma per quale motivo può funzionare nei paesi del nord Europa e da noi in Italia no? Ma ancora ci sentiamo peggiori di questi? Non è vero. Io ho incontrato un grande popolo quest'estate, siamo splendidi, certo siamo pieni di merda, però gli italiani che hanno la forza di tirare sulla testa dalla merda arrivano a respirare un'aria che nessun altro al mondo riesce a respirare. Questo è il popolo italiano. Torniamo ad essere di destra se non vogliamo il finanziamento ai partiti, e ci dicono: ma la politica ha un costo. Io quest'estate ho fatto decine e decine di comizi, decine e decine di raduni, ho speso 38 euro di caselli autostradali, anche perché non ho fatto quelle strade, e sono stato invitato a pranzo. Neanche un caffè qua in Campania mi avete fatto pagare, e ci ho provato, è già pagato, incredibile. Arrivavo prima e già pagato. Mi hanno invitato a cena, mi hanno invitato degli sconosciuti a dormire a casa loro, io mi sono fidato, e loro si sono fidati pure ad avere un parlamentare dentro casa che costi cari di lui. Allora con un po' di fantasia e con una comunità si può fare politica a costo estremamente ridotto. La moto me la sono pagata con i quattrini miei, poi la metterò all'asta, recupererò le spese che io ho sostenuto con i soldi miei del mio stipendio già tagliato, e tutto quello magari che verrà in più grazie alla vendita di questa moto la darò alle vittime del terremoto e alle piccole e medie imprese italiane. Questa è la mia idea di quest'estate. E mi sono visto i posti più belli del mondo, sono stato con migliaia di persone, abbiamo coinvolto decine di migliaia di persone in piazza e centinaia di migliaia di persone in rete e centinaia di motociclisti che hanno macinato chilometri con noi. Una comunità, tutto per difendere la sovranità che viene intaccata da questa riforma costituzionale che appunto spinge affinché i politici si distacchino dalla realtà. E che non risponderanno più al popolo italiano perché non li elegge più. Pensateci, se un parlamentare viene nominato dai partiti politici, con l'Italia come il 70% dei deputati verrà nominato dai partiti politici, e il 100% di questo Senato delle autonomie verrà scelto, nominato dai partiti politici che pescheranno i senatori tra i consigli regionali, che sono molti dei quali hanno problemi con la giustizia, e regaleranno a questi consiglieri regionali nominati dai partiti e trasformati in senatori della Repubblica l'immunità parlamentare, ovvero significa che non potranno essere intercettati, perquisiti, arrestati senza il voto della Camera d'appartenenza, e per noi questa è un'ingiustizia. Ecco, più verrà portata avanti questa Repubblica delle nomine e dei nominati, e più ci sarà un distacco da parte dei parlamentari nei confronti del territorio, e più il parlamentare è distaccato, e più passeranno leggi come la legge Fornero o la legge Boccadutri per spartirsi i nostri soldi dei rimborsi elettorali. Caso strano, leggi passate, la legge Fornero in 19 giorni, la legge Boccadutri per spartirsi i nostri soldi in 20 giorni tra Camera e Senato. Abbassate un pochino il microfono. Allora non è vero che per velocizzare il processo legislativo occorre cambiare 50 articoli della Costituzione con queste riforme, perché quando gli conviene a loro la legge Fornero, che ha colpito la nostra pelle, il processo legislativo è super veloce. Allora lo vedete che dipende soltanto dal contatto diretto tra i parlamentari, che devono essere portavoce dei cittadini, e i cittadini stessi. È tutta lì la dinamica, e è quella la logica
logica del movimento. Il movimento non lo votate, però partecipate, perché è un mezzo per ottenere dei risultati e per far sì che il cittadino si possa fare Stato. È questa la nostra battaglia. La nostra battaglia è la rottura delle intermediazioni, perché se c'è intermediazione, un partito politico, la partitocrazia è una forma di intermediazione. Se c'è intermediazione c'è una forma di esercizio del potere, e se c'è una forma di esercizio del potere ci potranno anche essere politici illuminati, ma ci saranno politici che dovranno rispondere a quel sistema di intermediazione che è la partitocrazia, e noi vogliamo rompere la partitocrazia. E per quello due mandati e poi a casa, è per quello che siamo sempre in piazza, perché c'è uno scambio diretto, ci guardiamo in faccia, perché non c'è bisogno di intermediazione. È per quello che non stiamo rilasciando, io personalmente non voglio più rilasciare le interviste ai giornali, scrivo direttamente in rete o parlo direttamente con le persone, e non c'è mediazione. È per quello che ci stanno tanti cellulari in questo momento che riprendono. E quanti siamo in collegamento diretto adesso? 5.500 persone, che non saranno, tra l'altro ormai i talk show li guardano sempre meno persone, ma saranno 5.500 persone che si stanno informando, che stanno commentando in diretta. Qualcuno fa delle critiche legittime, altri approvano determinate cose che ci diciamo, quel video resterà in rete e potrà essere visto da tante altre persone. La rottura dell'intermediazione mediatica, e noi vogliamo anche rompere l'intermediazione, magari alimentare, producendo delle leggi che garantiscono il mangiare quel che produciamo e il produrre quel che mangiamo, perché vogliamo l'olio nostro e le arance nostre e non le arance marocchine e l'olio tunisino, non perché ce l'abbiamo con loro, perché loro si devono mangiare la roba loro e noi ci dobbiamo mangiare la roba nostra. Questa si chiama sovranità alimentare. Come vogliamo costruire la sovranità monetaria? Perché non ci sarà mai una vera libertà per un popolo se un popolo non controlla la moneta, non è il proprietario della moneta e non è il proprietario della banca che stampa la moneta. Una banca che deve essere pubblica, nazionalizzata, e che a sua volta può e deve controllare le banche private, che possono benissimo esistere ma devono subire un controllo da parte di un istituto pubblico. Noi non siamo minimamente contro il privato, per l'amor di Dio, le scuole private ci stanno, non gli vogliamo dare i soldi però alle scuole private, se qualcuno vuole paga la retta, non che lo Stato italiano dà quattrini alle scuole private. Noi ci tagliamo gli stipendi e sosteniamo le piccole imprese italiane. Quindi figuratevi se non siamo d'accordissimi all'iniziativa privata, però pensiamo che acqua, trasporti, istruzione, cultura debbano restare pubblici. E con questa riforma costituzionale, nel momento in cui i grandi poteri potranno di fatto cooptare l'unico ente che rimane e che ha un superpotere, il governo, e il Parlamento viene appunto trasformato in carta straccia proprio perché verrà creato un Parlamento di nominati, per questi grandi poteri, per questo grande capitalismo finanziario, controllare il governo a sua volta controlla il Parlamento e portare avanti una politica che c'è ormai da 20 anni di privatizzazione selvaggia dei nostri diritti, sarà un gioco da ragazzi. Ed è per quello che diciamo no. Però diciamo no anche in virtù del fatto, c'è un insegnante qui, un insegnante donna, venga qui signora, venga qui, non c'è problema, Agnese, c'è Agnese, un insegnante donna, una professoressa, venga qua, deve leggere una cosa, non abbiate mo. Mica so Gasparri, venga qua. Venga, professoressa, di? La professoressa di lettere in una scuola media. Abbassate leggermente il microfono. Lo so. Sentite laggiù? No? Non abbassate il microfono. Renzi dice... Vabbè, Renzi dice in televisione, e i renzini dicono in televisione, non litigare su chi legge. Vi volete? Siamo insieme, siamo solidari. Venga qua su, un po', uno vale uno, ognuno legge uno. Venga su. Così riprendo pure fiato. Venga. Renzi dice in televisione che questa riforma costituzionale produrrà una costituzione più comprensibile. Questo è quello che dice il Presidente del Consiglio, un uomo di parola, no? L'attuale articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana, votata tra l'altro da un'assemblea costituente, eletta con una legge elettorale proporzionale,
dopo, e da, grazie ad un suffragio universale, votata questa Costituzione del 1948, Costituzione che si può cambiare, attenzione, ma lo deve fare un Parlamento legittimo e magari seguendo quello che chiedono gli italiani, e 9 italiani su 10 la vorrebbero magari anche cambiare, inserendo cosa? Per esempio il vincolo di mandato. Tanti italiani mi dicono, se tu sei un politico che viene eletto con un partito e poi ti penti, ti dimetti, non che passi ad un altro partito politico per non perdere la poltrona. Questo me lo dicono tutti, come tutti mi dicono, quando è che abolite l'immunità parlamentare? Ecco, sappiate che queste sono delle modifiche alla Costituzione che vogliamo fare, come noi vogliamo inserire l'obbligo di discussione e iniziative delle leggi di iniziativa popolare magari nel giro di 2 settimane. Vi faccio un esempio: noi qui raccogliamo le firme necessarie per tagliare a metà le pensioni d'oro e per innalzare del 50% le pensioni minime, facendole arrivare come minimo alla soglia che l'Istat considera la soglia di povertà, 780 euro, perché ci sono persone che campano con 440 euro di pensione. Ecco, alzare appunto queste pensioni minime, evidentemente noi raccogliamo appunto delle firme, presentiamo la legge in Parlamento e noi vogliamo, grazie a una riforma costituzionale in futuro, che il Parlamento sia obbligato a discutere e votare questa legge di iniziativa popolare nel giro di 2 settimane. Che c'è di sbagliato? Figuratevi se avessimo uno strumento del genere, sarebbe veramente democrazia. Ecco, per noi la Costituzione abbassa un po', la Costituzione si può assolutamente cambiare, ma si deve cambiare nell'ottica di garantire maggiori poteri ai cittadini e non un accentramento di potere, e soprattutto affinché sia maggiormente comprensibile. L'attuale articolo 70, attualmente in vigore della Costituzione del 48, recita: la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Sono 9 parole. Che significa? Che se una legge passa identica tra Camera e Senato diventa legge dello Stato. E guardate che l'abbiamo visto con la legge Fornero, appunto, che quando vogliono il processo legislativo è molto rapido. Un'unica forma di approvazione delle leggi. Il processo, la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Lo capiscono tutti, perché quando la Costituzione venne scritta per essere comprensibile al popolo italiano. Oggi, qualora dovessero vincere i sì al referendum costituzionale, che non sappiamo ancora quando si terrà, entrerà in vigore un articolo 70 che produrrà un caos incredibile, ovvero quasi 10, se ne hanno contati 9 o 11, modi diversi di approvazione di una legge, e le nostre due insegnanti leggeranno ciascuna un sesto di questo articolo, cioè un terzo in totale, perché vi voglio risparmiare dall'articolo intero, perché è troppo lungo, perché sono 451 parole. Lei vi leggeranno soltanto la prima parte di questo articolo. Allora, da dove comincio? All'inizio dell'articolo, può leggere fino alla partecipazione. Ah, ok. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, il referendum popolare, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei comuni e delle città metropolitane, e le disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le funzioni e i termini della partecipazione dell'Italia alla funzione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea. Grazie. Ora continua. Sì, io sono abituata a leggere l'altra Costituzione. La politica, esatto, dell'Unione Europea. Grazie, professore. Per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore, di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, secondo comma, le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Grazie, solo una cosa. Noi molto spesso, cioè sempre a scuola, leggiamo la Costituzione, specialmente nelle terze classi.
dove facciamo cittadinanza e costituzione, e posso dire che gli articoli attuali, specialmente i primi, noi li leggiamo tutti, l'articolo 3 in modo particolare, che è il fondamento della nostra Costituzione, è il fondamento l'articolo 3. I ragazzi lo capiscono subito, questo è incomprensibile. Questo sembra un regolamento di condominio, ma l'hanno scritto perché sono soltanto degli ignoranti? No, l'hanno scritto apposta, perché chi scrive male pensa male, e costoro sono professionisti del caos e da sempre sanno infilarsi nei periodi e nei controperiodi, nei commi e dei controcommi, negli articoli di controarticoli, nei rimandi di controrimandi. Loro si sanno muovere all'interno di quelle acque torbide e sanno pescare di bene all'interno, perché sono i professionisti della politica. Noi cittadini onesti non ci capiamo nulla e ci perderemmo, e magari qualcuno rinuncerebbe pure a capire, che è un altro loro obiettivo, farci rinunciare ad occuparci della politica, è il loro principale obiettivo, perché se noi la smettiamo di occuparci di politica, si occuperanno di politica soltanto loro. Ma comunque il loro obiettivo è un popolo che non ci capisce nulla, perché gli esperti, i boiardi di Stato, i funzionari senza scrupoli e senza nome, che di fatto controllano la Repubblica, perché sono loro che sguazzano all'interno della partitocrazia e all'interno della confusione di questo processo legislativo che non ci fa capire nulla e che rappresenterà un caos molto ghiotto per coloro che sanno approfittare dal caos, evidentemente è quello il loro obiettivo, perché qualcuno, grazie a questo articolo e a questo processo legislativo assolutamente caotico, ne trarrà un vantaggio personale, quel vantaggio personale che le persone per bene, che per arrivare dal punto A al punto B tracciano una linea retta, non riescono appunto a utilizzare. È fatto apposta, per cui io vi chiedo, se semplicemente andate da qualche scettico, fateli leggere questo articolo 70, se ci capirà qualcosa ditemi, allora vota sì, se non ci capirà niente evidentemente sarà obbligato a votare no, perché altrimenti continuerà la partitocrazia a utilizzare la confusione per rovinarci la vita. È quello che hanno sempre fatto, e noi non possiamo accettare ancora una volta di essere sudditi di costoro che hanno distrutto l'Italia. Io vi chiedo soltanto questo: partecipazione. Non vi sto chiedendo il voto al movimento, non mi interessa, vi sto dicendo soltanto di alzare la testa prima che sia troppo tardi, prima che sia troppo tardi, perché potrebbe arrivare un momento in cui noi ci renderemo conto che evidentemente avremmo dovuto alzare la testa in tempo, ma ormai quel tempo è passato e non abbiamo più speranza. Esiste purtroppo la possibilità di arrivare in quel punto, e quel punto senz'altro ci sarà, maggiormente qualora dovessero vincere. Sì, io vi lascio soltanto con una storiella di Chomsky, che è il principio della rana bollita, la sto raccontando in tutte le piazze d'Italia, che è sintomatica, perché fa capire quelli che potrebbero essere i rischi e già quello che è avvenuto negli ultimi 30 anni nel nostro paese. Immaginate di avere una pentola di acqua bollente e prendete una rana e la mettete nella pentola di acqua bollente. La rana sente che si scotta, dà un colpo di zampa e si salva la vita, cioè avverte il pericolo in tempo, e avvertendo il pericolo in tempo ha la possibilità di salvarsi facendo, compiendo un'azione. Ora prendete la stessa identica rana e la mettete in una pentola di acqua fredda, e prendete questa pentola e la mettete sul fuoco e accendete il fuoco lento, una fiamma lenta, poco a poco la temperatura sale, all'inizio la rana neanche si rende conto di stare magari sopra un fuoco, non lo sente proprio, poi all'inizio sente una temperatura piacevole, un po' di tepore, anche piacere, sente un po' di caldo, come se avesse ricevuto 80 euro, tale e quale. Poi subito dopo si rende conto che evidentemente la temperatura sta salendo troppo e c'è una fregatura. Inizia magari a muoversi, però la temperatura è ancora più calda, suda, ha perso le forze perché sta nuotando da molto tempo, perché ha provato a saltare e non ci riesce, e la temperatura dell'acqua sale, 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 ha l'ultima possibilità di provare appunto a dare un colpo di zampa molto molto forte, ma non riesce appunto a salire perché è troppo tardi.
Ecco, noi potremmo arrivare in quel momento a dire un giorno è troppo tardi, avremmo dovuto fare una determinata azione prima, è passato quel treno, oggi è troppo tardi. Ecco, è quello che già sta succedendo, perché ci saremmo dovuti ribellare. Il problema è che loro addirittura ostacolano la ribellione. Come? Togliendoci appunto i diritti lentamente, perché lentamente hanno distrutto la scuola pubblica, lentamente hanno distrutto la sanità pubblica a vantaggio della sanità privata, lentamente ci tolgono i diritti politici uno dopo l'altro, togliendoci la possibilità appunto di eleggere i senatori, tutto lentamente, perché se l'avessero fatto tutto assieme ci saremmo incazzati, ci saremmo resi conto del pericolo, come quella rana con la pentola bollente, ce ne saremmo resi conto in tempo e ci saremmo salvati, avremmo reagito, ma lo fanno lentamente e appena iniziamo magari a renderci conto che c'è una fregatura, ci infilano dentro un bonus. È tipico, l'hanno sempre fatto, appena hanno visto che magari il movimento era lì lì per essere forte, tac, bonus 80 euro. Appena vedono che magari lì lì no, sono forti, tac, chiederanno la mancetta alla Merkel. È tutto fatto apposta, ci tolgono un diritto, in cambio ci danno i bonus, e noi abbiamo visto quello che porta la politica dell'asfalto elettorale o dei bonus e delle mancette, che vi ricordo sono sempre quattrini nostri. E allora l'unica cosa che vi chiedo di diffondere questa informazione, di partecipare alla politica, per la politica è l'attività più bella che un essere umano possa fare, e soprattutto di ricordarci che non è da esseri umani, non è da cittadini sovrani, non è da italiani abbassare la testa e ringraziarli per un bonus che sono sempre quattrini nostri, quando possiamo alzare la testa, stare a schiena dritta, a rivendicare i diritti. Viva l'Italia, viva la Campania, viva il Cilento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Banale. Grazie a tutti davvero. La Pulcinella, stiamo... signora, leggi la ad alta voce. La pergamena. Aspetti, signora. E per comandare. Ah, loro gli do la mano. Carissima signora di Battista. Grazie.